incontro in comune tra il sindaco di Teramo d'Alberto e la nuova proprietà della Teramo Calcio. Al centro del colloquio le questioni sportive, ma anche quelle attinenti agli investimenti che i fratelli Mario e Davide Ciaccia intendono fare in città, visto il forte interesse mostrato dagli imprenditori romani per il vecchio stadio comunale. L'idea sarebbe quella di recuperarlo e farlo diventare un luogo di sport e di incontro per la comunità teramana e non solo. È l'occasione di conoscere formalmente i nuovi proprietari della Teramo Calcio, prendere atto di quella che è la programmazione, la progettazione con riferimento alla squadra della nostra città, considerato il fatto che c'è un forte legame tra la Teramo Calcio e la nostra comunità, che ovviamente va alimentato, va preso sul serio, anche da chiunque voglia appunto approcciarsi alla gestione della Teramo Calcio. Ho preso atto di questo forte interesse, di questa progettualità non a breve termine e chiaramente se si parla di Teramo Calcio non si può che affrontare anche la questione del vecchio stadio in un momento nel quale noi abbiamo già tracciato fortemente la linea, la riqualificazione urbana non solo dell'area del vecchio stadio ma dell'area intesa in un'ottica più ampia, con la ricostruzione della scuola San Giuseppe che è già in fase di definizione, così come la ricostruzione dell'area della Casa dello Sport, di cui non siamo noi soggetti attuatori, l'USR, ma dove abbiamo già intavolato un dialogo per riqualificare complessivamente l'area e all'interno ovviamente l'area del vecchio stadio. L'interesse è stato rappresentato già pubblicamente, ovviamente si deve combinare e conciliare con quella che è la visione dell'amministrazione, che è quella relativa ad una riqualificazione complessiva dell'area.